Nel 1943, con la battaglia di Stalingrado, cominciava il crollo della Germania nazista. 80 anni dopo, per raccontarlo da un diverso punto di vista, scegliamo la storia di un personaggio immaginario, simbolo della resistenza pacifica, il buon soldato Schweik, la storia di una persona comune trascinata in guerra. Ma soprattutto la storia di un matto. Schweik. Che grazie alla sua follia riesce a sabotare il perfetto ordine nazista. Porco Giuda Calfur, cerciato! Con una fiction girata in una tenebrosa location. Con una troupe cinematografica pronta a tutto. Con 6 esperti prestigiosi che ci guideranno alla scoperta di Schweik e della grande storia. Con 18 attori non professionisti trentini. E con non pochi momenti di scoramento. Ce la faremo? Ma dai, organizzatevi, dai, andiamo avanti. Brecht adorava il gusto misto, che ci fosse cose drammatiche, tirate serissime, ma anche cose da ridere fragorosamente e anche popolari, anche volgari. E quando ha visto le idee che aveva portato in palcoscenico con i suoi attori Strehler, le ha trovate, alcune le ha trovate di una genialità sconfinata che lui non avrebbe mai immaginato, se non avevo capito. E quando vide queste cose qui cominciò a ridere. E gli attori erano infastiditi perché ma cosa succede? No, dice, sai Giorgio, siamo qui ma c'è una vecchia. Perché aveva una voce femminile, Brecht aveva una voce molto alta, quasi da donna, e rideva, così, e dice, c'è una vecchia che ride, e io sono lì che devo dire una battuta, dice, siamo in prova, no, dice, questa vecchia signora che vi disturba, amici miei, si chiama Bertolt Brecht. Ora non sapevano di avere l'autore in sala. E questo rideva, sembrava una vecchia, no? Quando sono andato nel ridotto del piccolo, quello che adesso è una specie di sala interlocutoria tra entrare e uscire, ma allora era il ridotto del piccolo. E c'era anche Brecht vestito con la sua casacca da militare tracinese, eccetera, senza colletto. No? Senza, alla coreana. Alla coreana. In un, perché era un omino piccolo di statura, sempre con questi capelli tagliati con unti, che gli incollati alla fronte. No? Era noto per l'indifferenza all'igiene personale, Brecht, fin da giovane. Allora io avevo in mano l'edizione che avevo preso in libreria, gli ho portato e dice mi fa una firma. Non mi ha guardato e fa no. E io mi sono riportato il libro a casa. Ma perché? No, perché non voleva il culto della personalità. Ah, ecco. Nelle puntate precedenti, su richiesta del caposquadra SS Bullinger, Schweik ha rubato il volpino del collaborazionista boemo Vojta. Questo furto è diventato uno scottante caso politico. Quel cane deve sgomberare da casa mia, ha capito? È già diventato un personaggio politico. Io voglio i soldi, 200 corone da Bullinger. Finché non mi dà 200 corone... resta lì. Nel frattempo, le due cameriere di Vojta hanno denunciato il furto alla Gestapo e sono diventate clienti dell'osteria Al Calice. Signorine! Signorine! Vengano sabato sera all'osteria Al Calice, in via Us numero 7!
Arrivederci! Questo mitico, potremmo dire, locale al Calice, che è una sorta di, potremmo dire, miniaturizzazione di quella che è la realtà della città occupata, no? Perché è il luogo che è frequentato dai piccoli uomini, ma è frequentato anche dagli uomini in parte delle alte sfere, no? E lo stessa la proprietaria che cerca di mantenere un ordine, potremmo dire, no? Ma anche un ordine politico. Allora, lei è la Kopecka, lo stessa dell'Osteria Il Calice. È una donna sfiorita, anche insomma dalle cose che ha passato, insomma sfiorita anche dalla vita, che però conserva, suo malgrado, una certa bellezza e colpisce gli uomini perché è molto corteggiata. Quindi ecco, chiaramente deve attirare un po' gli sguardi. Però secondo me dovrebbe essere proprio una bellezza involontaria, cioè è bella lei, non è una che si mette bella. Stare davanti a una telecamera con tutta la gente intorno che ti filma, che ti inquadrano, per me era davvero molto d'impatto. È stato abbastanza difficoltoso. E ha un temperamento comunque molto drammatico. Uh-huh. È la fiera boema che sa di essere oppressa, che vorrebbe essere una rivoluzionaria, mm-hmm, così, che quindi deve avere questo carattere forte ma sbattuto, no? Tragico. A me sembra l'unico personaggio che ha una sua più precisa coscienza di classe o coscienza di appartenenza a una popolazione, ecco, questo direi, no? È una boema. È una boema, lei è una boema, è sicura della sua idea, no? E sì, orgogliosa anche di esserlo, no? Però Cati e la sua amica sono delle fiere boeme. Sembra che le donne, anche la signora, la bottegaia, certo. Sembra che le donne abbiano più le donne coscienza hanno più patriottica. Questa di fatto è una scena conclusiva, perché, chiude, chiude un capitolo. E in effetti, come ogni scena conclusiva, è piena di personaggi, perché alla fine tutti i boemi che abbiamo conosciuto finora si trovano per questo atto finale. Ci sono tutti. All'osteria. Ci sono le due cameriere, c'è la bottegaia. Certo. Oh, Donatella Cicolini è una bottegaia. Cioè, ha una bottega nella via dove c'è l'osteria, solo che gli orari d'apertura sono molto ridotti perché c'è questo clima di austerity, per cui si tengono aperti i negozi solo per poche ore al giorno, e quindi lei passa buona parte della giornata all'osteria. A bere Slivovitz. Lo devi centellinare, no? Però si conserva. Forte! Si conserva così, si conserva. La Donatella è forte, anche la Donatella, è più dello Slivovitz. Vai. E lei secondo noi dovrebbe essere un po' appariscente. Sì. Il contrario di me. Esatto, ti sta bene. Sarà divertente vederti così. Così fa proprio il contrario. Siccome Donatella in realtà è una signora molto, molto timida, molto riservata, molto dolce, delicata anche, invece noi vorremmo fargli fare una cosa tutta diversa. Sì. Quindi vorrei cambiarla, sì, proprio. Va bene. Mi avevano vestita con dei vestiti molto eleganti, con i tacchi alti che mi facevano male ai piedi e con dei cappelli stranissimi che facevo fatica a portare. No, una robetta così può funzionare. A me piace molto in realtà, no? Questa cosa, queste forcine anche un po'... cioè, questa cosa che se le fa, cioè, è una donna che lavora, appunto, però si lei sistema come, esatto, un po', un attimino, che è un po' vezzosa, esatto, si fa le cose, però... E poi va a bere. E poi va a bere Slivovitz, capito? Cominciamo.
è il sabato che segue il furto del Volpino. E Cati e Anna si sono fatte fregare il Volpino da Schweik, però ne hanno combinate di tutti i colori dopo quel furto, perché sono state interrogate chiaramente dopo il furto del Volpino e hanno dovuto poi dire tutto. Certo. Hanno un po' denunciato il fatto che come gli ha un po' messo la Schweik, dietro questo furto del Volpino potrebbero esserci le SS stesse, no? Questa cosa che era stata fatta passare un po' in secondo piano da Schweik, ma loro avevano recepito questa cosa, sono andata a denunciarla e questo creerà ulteriori problemi all'interno dei reparti SS Gestapo. Assolutamente. No? Ora, voi siete diventate un po' amiche, soprattutto di Balon, no? E quindi diciamo che la scena comincia in medias res, cioè Cati sta parlando con Balon, c'è una discussione già iniziata in cui Cati e Anna anche si stanno un po' scusando del casino che hanno combinato. No, perché noi siamo andate a denunciare, ma non abbiamo fatto nomi, cioè sì, abbiamo fatto il nome del signor Schweik. Ah, gliel'ho detto a quelli della Gestapo quando mi hanno interrogato che avevo sentito dire che il caposquadra Bullinger delle SS voleva rubare Volpino. Ma non ho fatto il suo nome, solo quello del suo amico, il signor Schweik. Questi uffici piacciono molto ai tedeschi, spuntano come funghi. Polemica, critica, capito? Questi uffici piacciono molto ai tedeschi, spuntano come i funghi. Ci tengono a quei quadrini. Come va? Va bene? No, cos'è che la faccia? Ho paura di impaccherarmi, di avere un panico. Ah, addirittura, il panico, attacchi di panico. Come va, torno, bene? E vieni tranquillo. Grazie lui. L'ho detto io a quelli della Gestapo quando mi hanno interrogato che avevo sentito dire che il caposquadra Bullinger delle SS voleva rubare il Volpino. Ma non ho fatto il suo nome, solo quello del suo amico, il signor Schweik. Mi han detto che siamo state molto imprudenti ad avventurarci nei giardini. È pericoloso a causa dei disertori tedeschi che aggrediscono la gente. Solo gli uomini si devono procurare abiti borghesi. Nel parco Stromovka ogni mattina trovano divise tedesche. Ah, uno che ci ha rimesso il vestito difficilmente riesce a procurarsene uno nuovo. Dicono che l'ufficio controllo vestiario ha proibito di fabbricare vestiti e cappelli di carta perché manca la carta. Questi uffici piacciono molto ai tedeschi, spuntano come i funghi. Ci tengono a quei cadreghini per non andare al fronte. Meglio rompere le scatole ai boemi con il controllo del latte, degli alimentari, della carta, eccetera. E intanto ci imboscano. Io lo adoro recitare. È una passione che mi è... Non pensavo all'inizio che mi piacesse così tanto, però... Man mano che passavano gli anni mi piaceva sempre di più. È come una cosa che io ho dentro e che col teatro viene fuori. Siccome non sono una che esterna tanto i sentimenti, penso che sia proprio un modo, magari non sono sentimenti miei, ma un modo per tirar fuori quello che ho dentro. Entra Schweik. E qua entra Schweik. Con un pacchettino sotto il braccio. Un bel pacco sotto il braccio. Che la carne è la carne. Eccomi, eccomi, la carne con i goulash. Fammi venire. No. Eccomi con la carne. Eccomi. Eccomi con la carne per il goulash.
Eccomi con la carne per il culo. Ma sei pirla tu. Eccomi con la carne. Ma perché la dici così? Ma perché per il culo? Perché no. La dici eccomi con la carne per... Questo lo no, fa lo dici come lo dici. Eccomi con la carne per il goulash. Eccomi con la carne per il goulash. Tu, no? Esatto. Eccomi con la carne per il goulash. Fammi vedere. È manzo? Capito? Quindi te, lui si avvicina. Mi faccia vedere, è manzo, è manzo. Dai, ma è manzo? Alla fine è manzo? Mi stai domandando veramente se è manzo? Ah, dovresti saperlo cos'è? Tu dovresti saperlo. È maiale? No. No. Ho sonno, Graziano. Vado a dormire. La sai com'è la scena e la fai. Io vado a dormire. Non è che la so. Qualcosa tirerei fuori dal cappello. Ecco la carne per il goulash. Perché quella faccia incazzata che c'hai? Ah. Felice, entri felice. Questa è la carne per il goulash. Fammi vedere. No, giù le mani, giù le zampe, giù le zampe. È manzo? No, non lo so. Beh, va bene. Non me l'ha detto. Infatti, non te l'ha detto. Prendi il mio posto. Non è facile. Provaci. Dirigi tu loro. Facile. È il tuo lavoro, hai studiato. Ho capito, ma io proprio non me la sento più. Io sono un povero panettiere. Io sono un povero... Non so neanche cosa sono io. Ti rendi conto? Questa è la prima in cucina, dopo la casa. Questa è la prima in cucina, adesso, dopo. Adesso vedi quei due che ti... È sospetti. Una scena drammatica. Ti sospettiscono queste due. Per specificare. Mi sospettiscono. Il sospetto. Il sospetto. Questo è il sospetto. E queste che ci fanno qua? Che gli ho appena rubato. Eh sì, lo so, digli, salutale intanto però. Ah, beh. Buongiorno, buongiorno. Buonasera, noi sappiamo tutto. Oh Dio mio. Oh Dio mio, Dio mio. No, 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 se glielo dici così, allora... Nada, veramente. Scappa. Allora, noi sappiamo tutto. Buonasera, noi sappiamo tutto. Non devi far così, sei stata troppo dura. Buonasera. Noi sappiamo tutto, noi sappiamo tutto, non deve... Ma come dire, non si preoccupi, Si rilassi, si rilassi. Che carne è? Ma... Miro. Mi racconto. Dimmi. Non lo sai. Buonasera, signora Copesca. Ho portato la carne per il goulash. Fammi vedere cosa c'è dentro. No, no, giù le zampe. Buonasera, signorine. Buonasera, noi sappiamo tutto. Ma cosa gli hai detto, signor cretino? Che ci conosciamo e che abbiamo fatto finta ai giardini di non conoscerci prima. Purtroppo non sono riuscito a inventarmi niente. Fammi sentire l'odore. Dove l'hai preso? Al mercato nero. Per caso ha della paprika autentica? Torni a sedere, la chiamo io tra mezz'ora in cucina per cuocerla. Intanto faccia finta di niente. Che carne è? Mi meraviglio di lei, signora Copesca. È cavallo. Ci metta molta paprika, così c'ha di manzo. E va bene, volpino del signor Vojta, cosa dovevo fare? Pure che non mi ha dato i soldi, almeno mangia il balun, no? Così non va ad arruolarsi nell'esercito tedesco. Porca, l'ha riconosciuta. È carne di cane. No, di cane. Non è di cane. Del cane del signor Vojta, è il cane del che... Del cane del signor Vojta. Vojta. È carne del cane del signor Vojta. 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 Ta. Ta. Vojta. È carne del cane del signor Vojta. Di 200 corone non l'ho prese. Allora non mi restava altro da fare che fare questo scherzetto qua. E mentre lui dice sta roba fa irruzione Bullinger, capito? Fate sgombrare qui. Fuori, fuori. Un
un bel covo di sovversivi, questa cosiddetta innocente trattoria. Ma ci penserò io a ripulirla. Bravissimo, signor caposquadra. Ottimo. Bravissimo, signor caposquadra. Heil Hitler! Heil Hitler! Ottimo! Heil Hitler! Tieni la lingua tra i denti, mascalzone! Te probabilmente ti porterò via e chiuderò la signora... Il suo locale. Signora Coperchia. Signor caposquadra Burger. E qui entra Brett Schneider. Signor caposquadra... Aspetta, entri, capito? Aha! Signor caposquadra Bullinger, posso dirvi una parola a quattro occhi? Si tratta di nuove informazioni circa il cane di Voigt. Le abbiamo ottenute dalla Gestapo e potrebbero interessarvi. Allora qui, praticamente dopo questa battuta di Brett Schneider, c'è una piccola scena muta dove loro parlano, confabulano tra di loro, cioè sta dicendo... Brett Schneider sta dicendo a Bullinger che gira... Sono venute due signorine. A dire che è proprio Bullinger che era interessato al cane. I due, Brett Schneider e Bullinger no? Non parlano, ma stanno in un angolo e gesticolano tra loro e sembra quasi appunto che Brett Schneider stia insinuando che Bullinger abbia il cane, no? Sì. E questo sembra che risponda con io. Sì, sì. No, ma questo è un capolavoro. Questo è straordinario. È il capolavoro di Zweig. Girato. Il Giorgio arriva da qui? No, tu difendila! No! Difendila e per mandare via lui, no, non è che lo butti a terra, ti cade. Mi cade. Perché, sì. Perché cerchi di liberarlo e lo fai cadere. Va bene. Quando Balon secondo me non gli interessa nemmeno che sia un volpino. Ma no, purché no, sia carne. Purché sia carne. Quando vede questa carne, effettivamente come un cane, anche lui Balon si getta su questo pacchetto, no? Perdendo la testa, perché non si rende più neanche conto di aver davanti Bullinger. Certo. Carne! Si faccia avanti il proprietario. Questa osteria ha tutta l'aria di essere una filiale della Borsa Nera. Signori, no. Ah, okay. Al calice non si fa Borsa Nera. Okay. Piena di dignità, capito? Questa osteria. Vai. Signori, al calice non si fa Borsa Nera. Signori, al calice non si fa Borsa Nera. Signori, al calice non si fa Borsa Nera. Ah no? Te lo farò vedere io, maledetta troia boema! Mascalzone, dove ce l'hai il cane? Agli ordini, signor caposquadra, sul giornale c'era scritto che l'hanno rubato. Ah, così? Fai anche lo strafotente? Agli ordini, signor caposquadra, strafotente no. Volevo solo consigliarle di leggere i giornali, altrimenti le sfugge qualche notizia. Non so proprio perché ti sto ad ascoltare. È una specie di perversione. Forse soltanto per vedere dove può finire uno come te prima di morire. Sì, signor caposquadra, e anche perché vuole il cane. Ammetti di avermi scritto in una lettera che ti devo 200 corone per il cane. Sì, signor caposquadra, però il cane ormai l'hanno rubato. Ah, buongiorno, signor Brett Schneider. Signor caposquadra Bullinger, posso dirvi una parola a quattro occhi? Si tratta di nuove informazioni circa il cane di Voigt. Le abbiamo ottenute noi della Gestapo e potrebbero interessarvi. Succede? Portatemi quel pacco. Me l'hanno portato. Non è mio. Carne. Carne senza padrone.
Questa osteria ha tutta l'aria di essere una filiale della Borsa Nera. Al Calice non si fa Borsa Nera. Ah no? Te la farò vedere io, maledetta troia boema! Lei non deve parlarmi in questo modo. Come? Protesti anche? I miei uomini ti faranno una visitina più tardi. Queste minacce sono inaccettabili, signor Bullinger. Non le riuscirà di distogliere l'attenzione dal cane. Quindi lo stessa è invece un personaggio che agisce in modo diverso da Schweik, no? Perché la sua coscienza politica o la sua idea politica, la sua consapevolezza di essere boema la porta a reagire in modo diretto alla violenza, no? Agisce e attacca, mentre Schweik svicola, no? Ha altre modalità. Si adatta, è l'uomo che si adatta. Lui proprio sottraendosi, è come se ci fosse un pugile capace di condurre un intero incontro schivando i colpi dell'avversario. Anziché bloccarli, proprio schivandoli. Ci sono stati in passato dei pugili che sapevano fare questo. E sfinisce l'avversario a forza di schivare. Sì, perché alla fine i colpi non arrivano. E poi c'è il salvataggio anche, no? Qui, in questa scena, il salvataggio di Balloon. Sì, no? Il pacchetto è arrivato in evidenza perché Balloon ha cercato di rubarlo, altrimenti nessuno l'avrebbe notato. Certo, no? Però lui con la sua ingordigia si strutta e fangolo, sì, certo. Via, e chiaramente l'ha messo in evidenza sotto, certo, i riflettori. E qui è Schweik che si prende la colpa. Si prende di la chi colpa. È questo pacchetto? Di chi è questo pacchetto? Agli ordini, signor Caposquadra. Io posso chiarire tutto. Il pacchetto non appartiene a nessuno. Agli ordini, signor Caposquadra. Io so tutto. Il pacchetto non appartiene a nessuno. Allora sei stato tu? No. No, 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 me l'ha dato un signore. No, me l'ha dato un signore con la barba bionda, un ariano, sicuro un ariano. Me l'ha dato un signore con la barba bionda, sicuramente un ariano. Ma di, sei proprio deficiente? Certo che sono deficiente. Certo che sono deficiente. Ma ho le carte. Mi conoscono anche qui nella zona, sono un po' fuori. E ho anche le carte. Sono fuori. Chi te l'ha date queste carte? Psichiatria. Dillo allora. Psichiatria della zona. L'ha firmato dall'ospedale psichiatrico, sai, una sonorità normale, sei. Sei proprio deficiente? Sì, sono proprio deficiente. Ho anche le carte, sai. Mi conoscono tutti qui che sono un po' matto. Un po'. Io vedo un po'. Matto. Ma per fare il contrabbando sei abbastanza intelligente, vero? Ma va là, non è vero, ma va là. È il piccolo uomo che si adatta, consapevole o non consapevole, secondo le occasioni, è colui che... È l'opportunista. Certo, però... È l'opportunista anche qui fino a un certo punto. Sì, perché poi fino a un certo punto si sacrifica anche lui. È l'uomo che si sacrifica anche per, appunto, abbiamo detto, per l'amico. Non so quello che pensate. Voi tutti boemi, troie boeme e porci boemi, capito? Lo so quello che pensate, che il Terzo Reich durerà forse un annetto o 10 annetti, ma lo sapete quanto resisteremo? Probabilmente 10.000 anni, ecco, questo, capito? Adesso spalanchi gli occhi, E tu quando dici resisteremo 10.000 anni, tu... Miseria! Adesso spalanchi gli occhi, Vai tu, gli rifalla. Lo so quello che pensate, che il Terzo Reich durerà forse un annetto o 10 annetti, ma lo sapete quanto resisteremo? Probabilmente 10.000 anni! Spalanchi gli occhi, Sarà una faccenda lunga. Basta, ma che è una mucca al pascolo? Che cazzo.
Agli ordini, posso chiarire tutto io. Il pacchetto non appartiene a nessun altro qui dentro perché l'ho appoggiato io. Allora, sei stato tu? Ma no, è di un signore che me l'ha dato da custodire e poi è andato al gabinetto. È uno di statura media con la barba bionda, ariano. Madi, ma sei deficiente? Certo, sono deficiente, ho anche le carte, sono usato anche in manicomio. Però, per fare il contrabbando, sei abbastanza intelligente. Al palazzo Pecek finirai per capire che anche le tue carte non ti serviranno a niente. Agli ordini, signor caposquadra! Lo so che le mie carte non le serviranno a niente, perché fin da piccolo mi sono sempre cacciato nei pasticci con le migliori intenzioni. Non so davvero perché sto ad ascoltarti e perché ti ho già dato ascolto. Forse perché non avevo mai visto un delinquente come te e ti sto a guardare come ipnotizzato. Lo so quello che pensate, che il Terzo Reich durerà forse un annetto o 10 annetti, ma lo sapete quanto resisteremo? Probabilmente 10.000 anni. Adesso spalanchi gli occhi, eh? Sarà una faccenda lunga? Tu pisci giallo o pisci verde? Pisso giallo e pisso verde, e a volte mi piscio anche addosso. E adesso vieni con me. E anche il cane finiremo per trovarlo. Sì, sì, lo troveremo bene un giorno. Speriamo che le piaccia. Signora Kopecka, lei è rimasta vittima di conflitti fra certe sezioni della Gestapo e delle SS. Ma lei è sotto la mia protezione. Ritornerò a parlare con lei a quattro occhi. Non gli hanno fatto nemmeno prendere il cappello. Quello non ritorna vivo. Anche quelli dell'SS sono nervosi. Non più tardi di ieri hanno ripescato nella Moldava un altro dei loro con un bel buco nel fianco sinistro. Ci buttano abbastanza boemi loro. Tutto questo perché non gli vanno bene le cose all'est. Non era suo amico quello che hanno preso? È colpa mia! Ecco cosa provoca la mia ingordigia! Tante volte ho pregato la Vergine Maria che mi dia la forza di stringermi lo stomaco. Ma niente. Il mio migliore amico. E l'ho messo talmente nei guai che magari stanotte lo fucilano. Il personaggio della Kopecka è una donna sicuramente, secondo me, che ha avuto un affetto sincero, un amore sincero per i suoi amici, per i clienti che comunque frequentavano il Calice. Però in questa situazione, cioè essendo una situazione così di guerra, quindi una situazione brutta, triste e soprattutto pericolosa, le veniva richiesta una forza e comunque una resistenza grande di fronte a questa cosa. E mi viene da pensare che sempre nei conflitti, comunque alle donne in qualche modo, viene chiesta forse ancora più forza, una forza in più, una resistenza in più. Pagano sempre forse le donne quel qualcosina in più. E poi finisce con una distruzione, è drammatica questa scena. E poi è drammatica. Questa scena è veramente drammatica, sì. Cioè e viene fuori la vena tragica del testo, una esatto. Delle tante facce di questo testo, no? Di questa vicenda. Questa è drammatica veramente. Questa è veramente drammatica, perché è la catastrofe, no? Sì. Cioè finisce male la vicenda a Praga. Assolutamente. Perché viene distrutto il locale, che avevamo visto invece come
il cuore, no? Sì. Della città, o che raccoglieva i suoi cittadini, no? Raccoglieva i boemi. Mm? Sì. Certo, insieme all'SS, ma insomma. E viene distrutta lo stessa, viene distrutta la padrona del locale, no? Che appunto barcolla, no? Che... Sì, ma tutto il finale è molto drammatico. Drammatico. Cioè, sempre in quella dialettica, no? Abbiamo alla fine un po' riso, siamo stati in un clima molto grottesco comunque, per poi nel finale... È il rallentamento brechtiano, questo proprio lo vedi in tutta la sua opera, è un po' un marchio di fabbrica, no? Andiamo all'acme e poi c'è un rallentamento che è quasi una catarsi, è quasi una catarsi, perché forse non vuole lasciare gli spettatori con l'impressione di aver visto una commedia, capisci? E deve andare verso il baratro finale. La Coppesca è arrivata, credo, al massimo della resistenza, perché è arrivata fino a farsi pestare, cioè a farsi picchiare brutalmente dall'SS, ma ha comunque resistito a quel che era questa assurdità, questa cosa orrenda che noi tutti conosciamo, che è stato il regime di Hitler. È molto, molto bello in realtà il fatto che lei, dopo essere stata... picchiata e dopo che la sua osteria è stata distrutta da quest'atto di rappresaglia e di perquisizione, proprio un atto vandalico. No? Lei però piano piano si rialza, sì. Raccoglie, cerca di raddrizzare le bottiglie cadute, le sedie ribaltate le raddrizza e canta la canzone della Moldava. Cioè c'è subito una reazione comunque positiva, no? Cioè non è significativa. Non si lascia abbattere fino in fondo, no? No. Assolutamente no, no? Ma appunto non è un caso che qui dove... in fondo si ritrovano tutti i boemi, no? Certo, poi insieme anche ai tedeschi, ma tutto si concluda con il canto nazionale, diciamo, con una canzone che riporta allo spirito di solidarietà, no? Di unione. In fondo alla Moldava vanno le pietre sepolti a Praga, riposano tre re. A questo mondo niente rimane uguale, la notte più lunga, eterna non è, eterna non è. Si mutano i tempi, l'inutile lotta di galli violenti, futuro non ha, i folli progetti di tutti i potenti si oppongono invano al tempo che va. Questo è un pezzo della Moldova di come si chiama? Smetana. Di Smetana. Che vuol dire pace. Ah, sì? Che vuol dire pace e che vuol dire anche la panna montata. La Smetana. La Smetana. Non è un testo di guerra, questo. La guerra viene data come una
una variante, un fatto fondamentale del grande teatro umano. E quindi sì, ci sono i momenti in cui si profila il pericolo, cadono le speranze, ma poi ritornano. Cioè, diciamo che iniziamo con la disperazione e finiamo invece con la speranza, direi che così ci do, altrimenti come facciamo a uscire di qua dopo? Cioè, secondo me è che io la sentirei all'inizio che parte più in sordina, sì, no? Un po' più circospetta, cioè, come dire, in no? In fondo alla Moldava, cioè meno combattiva, no? Mi come l'ha fatta invece voi. Che i tempi cambiano. Hanno le pietre sepolti a Praga, riposan tre re. A questo mondo niente rimane. Ancora non gonfia il fiume, no? Notte. Cioè, trattenendolo un po'. Qua si allarga ma senza sparare, no? Si allarga ma senza sparare di volume. Notte più lunga, eterna, non è eterna, Poi. Io qui la velocizzai. Si mutano i tempi, l'inutile lotta, che più i galli violenti, futuro non ha, i folli progetti di tutti. Perché qui c'è potenti. La rabbia. E qua mi piacerebbe, no? Che si allargasse tantissimo. E dalla rabbia nasce la speranza. Pongono in vano. Cioè, proprio dimezzare il tempo, capito? Cioè, questa reazione vitale di rabbia che monta contro le ingiustizie e che poi diventa un fiume in piena che dice: no, adesso noi distruggiamo tutto il male, rompiamo le catene. Poi questa canzone anche qui ha una possibilità di essere letta come variante positiva e variante negativa, come ottimismo e come pessimismo, no? Perché appunto i re sono sepolti, e messi da parte, e i piccoli uomini che sono stati malmenati e i luoghi dei piccoli uomini che sono stati distrutti forse potranno tornare così come lei ha cercato di fare in questa scena, recuperando e raddrizzando le sedie, no? Mm. E cercando di rimettere in sesto quello che era stato vandalicamente distrutto, forse possono tornare a essere non solo come prima, ma addirittura a non essere più piccoli, no? Ma a prendere il posto dei grandi, e i grandi possono diventare piccoli. Però poi i tempi mutano, è tutto sì, circolare. È vero, ma è circolare questo percorso, questo andamento. Come l'accento dell'orologio. Cioè questa circolarità è un po' orientale, non è, il tempo non è mai lineare come noi occidentali lo vediamo, il tempo è circolare, no? E le cioè cose la notte a 12 ore, però anche il giorno a 12 ore. Esatto, è perché tutto si ripete, non è che tu vai da qui a lì o da sotto a sopra. Tutto potrebbe ritornare, stiamo attenti, può voler dire anche questo, stiamo attenti, dobbiamo essere consapevoli, no? Dobbiamo capire come si fa una resistenza anche, come si oppone resistenza, no? Come si può reagire e intervenire, perché altrimenti siamo destinati a ripartire da capo, a ripercorrere lo stesso cammino, no? E a tornare ad essere i piccoli dominati dai grandi, no? Attenzione, quindi c'è una visione ottimistica, ma l'ottimismo si può basare solo su una consapevolezza e una capacità di resistenza alla violenza, altrimenti non ne usciamo, no? Altrimenti non lo rimettiamo in sesto il locale. E resistete proprio perché siete tutte insieme. Sì, e forse non tenete i piedi troppo uniti. Proprio perché vi fate che coraggio. Allargate un po' la... Perché sapete che intorno avete altre persone. Cioè, ascoltatevi, sentite la forza di tutte quante insieme. Infatti, quando dicevo delle mani, non è darsi la mano, deve essere un, come dire, un...
un cercarsi, no? Un cercarsi, sì, e aggrapparsi. Come se aggrapparsi, qualcosa vi stesse aggrapparsi. Portando via. Perché se c'è una corrente che lo porta via, è chiaro che c'è questo... No, sì. Adesso non dovete far così. No, però è quel genere di tensione, sì. Capito? Come se non vi tenete, qualcuna viene trascinata via. Proviamo. Come immaginato. Poi dobbiamo cercarlo un po'. È facile. Avete preso coraggio? Avete preso coscienza? Vanno le pietre, sepolti a Praga, riposan tra re. A questo mondo niente rimane uguale. La notte più lunga, eterna non è, eterna non è.